Allora, oggi ci occupiamo del penultimo capitolo di questo corso, i combustibili e la combustione. In effetti praticamente la parte di chimica è finita, questi sono argomenti veri e propri di chimica applicata. Dunque, cosa sono i combustibili e quali sono le particolarità della reazione di combustione? La reazione di combustione è una reazione molto molto particolare. In effetti, quando noi abbiamo studiato il capitolo della stereometria, vi ho presentato alcune reazioni di combustione e ci sono alcuni punti che però devono ancora essere messi in chiaro, perché è una reazione che presenta delle particolarità proprio. Dunque, nella reazione di combustione che cosa succede? Succede praticamente che c'è un materiale chiamato il combustibile che deve reagire con un comburente per dare origine a dei prodotti di reazione che hanno una entalpia più bassa di quella lì dei reagenti, in modo da rilasciare all'ambiente esterno una grossa quantità di energia. Generalmente questa grossa quantità di energia viene rilasciata gran parte sotto forma di calore. Dunque, i combustibili li vedremo fra poco, sono classificati secondo il loro stato d'aggregazione: combustibili solidi, combustibili liquidi e combustibili gassosi. Diciamo che per poter andare a definire un materiale combustibile, questo materiale deve rispondere a tutta una serie di requisiti. Dunque, il primo requisito è quello lì che deve andare a reagire praticamente con un comburente. Generalmente il comburente è l'aria, oppure è un'aria arricchita in ossigeno, oppure è proprio ossigeno puro. Per effetto della reazione di combinazione con l'ossigeno, i costituenti del combustibile aumentano il proprio numero di ossidazione, cioè si ossidano. L'ossigeno presente nel comburente si riduce e si ha... I combustibili sono classificati secondo il loro stato d'aggregazione: solidi, liquidi, aerei e gassosi. Abbiamo detto che un combustibile, per essere detto tale, deve avere delle determinate caratteristiche. Non solo si deve combinare con l'ossigeno del comburente per dare origine a una reazione di ossidazione dei suoi elementi in modo da rilasciare una grossa quantità di energia, ma questa quantità di energia deve essere rilasciata rapidamente. Cioè, il fatto che la reazione sia fortemente esotermica è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché un materiale possa essere considerato un combustibile. Ad esempio, se noi prendiamo un pezzo di ferro quando si combina con l'ossigeno e si trasforma in ossido di ferro, in ruggine, è una reazione fortemente esotermica, ma è anche una reazione piuttosto lenta, per cui non può essere definito un combustibile, anche se la quantità di calore che viene rilasciata dalla reazione di ossidazione del ferro è molto grande. Perché? Essenzialmente perché la reazione è molto lenta e quindi il calore che deve essere rilasciato dal combustibile deve essere rilasciato in un lasso di tempo abbastanza breve, in modo che un calore abbastanza grande rilasciato in un tempo abbastanza breve genera un elevato aumento di temperatura. Inoltre, praticamente, un combustibile, per essere considerato tale, deve essere economico, deve essere, diciamo così, utilizzabile senza delle procedure troppo complicate di purificazione, perché sennò chiaramente il combustibile verrebbe a costare troppo, e se venisse a costare troppo chiaramente non potrebbe essere utilizzato come combustibile. Un utilizzo come combustibile presuppone che questo materiale venga utilizzato in grandi quantità e quindi se costasse troppo non sarebbe possibile utilizzarlo come combustibile. Inoltre, ripeto, la creazione di combustione deve essere rapida, deve avvenire facilmente, e i prodotti di combustione non devono essere tossici. Facciamo un esempio anche in questo caso qui. Lo zolfo sarebbe un ottimo combustibile, perché la quantità di calore rilasciata dalla reazione di ossidazione dello zolfo ad anidride solforosa e ancora di più ad anidride solforica è
veramente abbastanza grande. Diciamo che dal punto di vista del calore che viene rilasciato, lo zolfo si comporterebbe più o meno come il carbone. Il problema qual è? È che l'anidride solforosa, l'anidride solforica sono dei prodotti di combustione che sono estremamente tossici. Cioè l'anidride carbonica sicuramente non è qualche cosa di bello, sicuramente desta qualche problema dal punto di vista ambientale, ma i problemi destati dall'anidride solforosa o dall'anidride solforica sono sicuramente molto molto superiori. Quindi ripeto, un materiale per poter essere definito un combustibile deve essere un materiale presente in grossa quantità, facilmente reperibile, facilmente purificabile, deve quindi avere un materiale di basso costo, deve combinarsi prontamente con l'ossigeno del comburente, essenzialmente l'ossigeno dell'aria, per dare origine a delle fortemente esotermiche reazioni di ossidazione. Queste reazioni si devono ultimare in tempi abbastanza brevi, di modo che il rilascio di questi grossi delta H in tempi piuttosto brevi dia un'origine a elevati aumenti di temperatura. Poi, queste sono le caratteristiche principali dei combustibili. La reazione di combustione, ripeto ancora una volta, è una reazione abbastanza particolare. Perché? Ragioniamoci un pochettino sopra. Se vogliamo andarla a inquadrare da un punto di vista termodinamico, le reazioni di combustione sono delle reazioni che hanno una grandissima tendenza ad avvenire. Se ad esempio ricordiamo la tante volte presentata reazione di ossidazione del metano, di combustione del metano, la riscrivo un momento, diciamo così, per completezza. Il metano brucia con l'ossigeno, metano gassoso più O2, dà origine, o gassoso anch'esso, a anidride carbonica gassosa, più H2O gassoso anch'esso. Quindi qui ne abbiamo 4 e qui ne abbiamo 2. 2 più 2, 4, devono comparirne 2 qua. Quindi questa è la reazione di combustione del metano. È una reazione che ha una grossissima tendenza termodinamica ad avvenire. Perché? Dunque, ricordiamo, diciamo così, quali sono i fattori termodinamici che spingono una reazione ad avvenire. Un fattore è un fattore di tipo energetico e un altro fattore è un fattore di tipo probabilistico. Il fattore di tipo energetico cosa ci dice? Ci dice praticamente che in natura tutto tende alla minima energia possibile. Adesso l'energia di due composti come l'anidride carbonica e l'acqua è estremamente bassa. Invece praticamente l'energia del metano e dell'ossigeno è sicuramente molto molto più alta. Ci troviamo proprio nel caso che metano e ossigeno si trovano sul ripiano di questa cattedra e anidride carbonica e acqua non si trovano sul pavimento, si trovano molto al di sotto del pavimento. Quindi il fatto energetico, diciamo così, darebbe sicuramente indicazione che la reazione avviene molto molto facilmente. Se andiamo a guardare un pochettino il fatto entropico, beh, il fatto entropico, diciamo così, non ci dice niente. Perché? Perché praticamente nelle varie reazioni noi abbiamo che si verifica con un aumento di disordine quelle reazioni che avvengono con un aumento del numero di moli di componenti gassosi che ci sono. In effetti, se noi andiamo a guardare questo sistema, ne abbiamo 3 componenti gassosi fra i reagenti, 3 moli di componenti gassosi anche fra i prodotti di reazione, quindi diciamo così che nel passare da una situazione all'altra situazione non ci sta un deciso aumento di entropia, ma non ci sta nemmeno una diminuzione di entropia. Quindi questo che significa? Significa che questo tipo di reazione, diciamo, è governata soltanto dal fattore energetico. Il fattore energetico ci dice che la reazione ha moltissima tendenza ad avvenire. Adesso però questa reazione ha comunque una particolarità, perché noi praticamente il metano è il gas con cui ad esempio si alimenta, diciamo così, sono alimentate le case per uso civile, serve per riscaldamento domestico, serve praticamente per cucinare. Se praticamente noi andiamo a aprire la chiavetta del gas della nostra cucina, il metano esce fuori. Ma perché la reazione di combustione possa avvenire, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare con un fiammifero acceso vicino praticamente
al posto dove esce il flusso di metano e si mescola con l'aria, e quando si è accesa la fiamma poi si mantiene. Se praticamente non arriva nessuno con un fiammifero acceso, con un accendigas, con qualcosa che fa scoccare una scintilla, cioè con un punto caldo, la reazione di combustione non comincia. Qual è il motivo? Dunque, la termodinamica ci dice praticamente che la reazione avrebbe moltissima tendenza ad avvenire. In effetti, noi abbiamo studiato un capitolo della chimica intitolato Cinetica chimica, in cui abbiamo visto che la velocità di reazione è influenzata più o meno fortemente da alcuni parametri. Uno di questi parametri è la temperatura. Adesso, ecco, le reazioni di combustione hanno questa caratteristica, quella là di essere tutte quante fortemente condizionate dalla temperatura. Cioè, in poche parole, le reazioni di combustione ad alta temperatura, mi mantengo un pochettino sul vago dicendo alto, avvengono con facilità. A temperatura ambiente praticamente non avvengono. Adesso, se voi ricordate bene le lezioni che abbiamo fatto quando abbiamo parlato della cinetica chimica, io vi dissi che la dipendenza della cinetica di reazione dalla temperatura è tanto più marcata quanto più elevato è l'energia di attivazione di quella reazione. Perché non so se voi ricordate la legge di Arrhenius, che vi dà il valore della costante cinetica K, vi dice che K è uguale ad A, che è un fattore di frequenza, cioè una frequenza d'urto, elevato a E elevato a meno E con A fratto R. Adesso, quanto più grande è questo E con A, l'energia d'attivazione, tanto più marcata sarà la dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura. Cioè, praticamente, questo esponenziale negativo tende praticamente a 1 quando la temperatura tende a infinito. È ovvio, diciamo così, che questo numero risulterà essere tanto più piccolo quanto più grande E con A. E allora si accorge di quello che succede alla temperatura assoluta tanto più quanto più grande è E con A. Pertanto, caratteristica, diciamo così, di tutte quante le reazioni di combustione è che a temperatura ambiente sono caratterizzati da una cinetica molto scarsa, cioè nella pratica non avvengono proprio a temperatura ambiente. Perché non avvengono proprio a temperatura ambiente? Perché l'energia d'attivazione di tutte quante le reazioni di combustione è sempre molto alta. Va bene? Quindi affinché queste reazioni possano avvenire, che cosa bisogna fare? Bisogna, diciamo, innescare le reazioni di combustione. Cioè, in poche parole, bisogna portare il sistema a una temperatura sufficientemente elevata che la reazione di combustione possa partire, e una volta che la reazione di combustione parte, diciamo che si autosostiene. Adesso vorrei un pochettino approfondire questo punto qui, perché questo è un punto molto molto importante, un punto molto molto interessante. Supponiamo di fare avvenire la combustione in fase gassosa, supponiamo praticamente di avere un combustibile gassoso tipo il metano, e quando praticamente il combustibile è gassoso, la reazione di combustione avviene senza difficoltà in fase gassosa, perché quando noi abbiamo combustibile gassoso, ad esempio metano, con burente che è aria, quindi aria, diciamo così, è un gas la cui composizione è azoto circa 78% in volume o più o meno molare. Molare in volume è la stessa cosa per il principio di Avogadro. Ossigeno circa il 21%. E argon circa l'1%. Ai fini della combustione, noi diciamo che, poiché praticamente quello che reagisce è l'ossigeno e il resto non reagisce, diciamo che è composta da circa il 21% di ossigeno
è da circa il 79% di azoto, e facciamo i conti in questa condizione qui. Diciamo che quando deve bruciare qualche combustibile gassoso, comburente, aria e combustibile metano si mescolano intimamente, e quindi praticamente il contatto fra le molecole di ossigeno e di metano che devono reagire è molto molto semplice. E com'è che a certe temperature alte la reazione di combustione avviene e a certe temperature basse la reazione di combustione non avviene? E poi qual è la temperatura alla quale la reazione di combustione del metano comincia a verificarsi? Allora, ragioniamo un pochettino. Dunque, quando noi abbiamo studiato il capitolo della cinetica chimica, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto la distribuzione delle velocità di reazione, vi ricordate? Abbiamo visto praticamente che la distribuzione delle velocità molecolari, le velocità molecolari si distribuiscono secondo la curva di Maxwell, cioè praticamente si ha un qualche cosa del genere. Sull'asse delle asciste si riporta la velocità delle molecole o anche l'energia cinetica delle molecole, dato praticamente che l'energia cinetica delle molecole è uguale a un mezzo m di quadro, e sull'asse delle ordinate si riporta la frazione di molecole n fratto n con 0 aventi una certa velocità o una certa, diciamo così, energia. N con 0 è il numero totale di molecole presenti nel sistema. Allora, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che a temperatura ambiente la distribuzione delle velocità molecolari è più o meno di questo tipo qui. Ricordo ancora una volta che questa curva è aperta sul lato destro, cioè tende asintoticamente all'asse delle ascisse. Quindi per qualunque valore noi andiamo a prefissare delle velocità molecolari o delle energie, ci sarà un numero comunque piccolo di molecole che avrà energia o velocità superiore a questo. E questo numero di molecole è dato dall'aria sottesa dalla curva per valori superiori. Va bene? Allora, supponiamo praticamente che l'energia necessaria ad una molecola di metano per poter reagire e per poter dare origine a questa reazione di combustione sia quella lì che noi siamo andati a riportare qui su questo diagramma. Questo che cosa significa? Significa praticamente che ci sarà un numero piccolo, 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 piccolo di molecole che avrà energia superiore a quella là di questo valore e che potranno reagire. Adesso, se io invece di prenderlo qua l'avessi preso più avanti questo valore, il ragionamento sarebbe stato esattamente lo stesso, soltanto che il numero di molecole sarebbe stato ancora più piccolo. Va bene? Allora direte voi, ah, ma quindi, per esempio, anche a temperatura ambiente, allora, secondo quello che tu stai dicendo, qualche molecola di metano reagisce con le molecole di ossigeno dell'aria e si trasforma in anidride carbonica. Quindi la reazione di combustione avviene anche a temperatura ambiente. In effetti, in teoria sì, perché ci sta un numero piccolo, 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 piccolo di molecole che ha un'energia superiore a quella dell'energia d'attivazione che riesce a reagire. Però poi che cosa succede? Queste molecole, quando reagiscono, che cosa fanno? Danno origine a questa reazione qui. E questa reazione qui rilascia praticamente il calore di combustione, che è uguale all'opposto del delta H. Chiaro? Questo delta H che cosa fa? Riscalda le molecole del gas che sono immediatamente vicina a quella che hanno reagito. Pertanto, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che questo calore che viene rilasciato fa reagire delle altre molecole. Però, quando abbiamo che si sviluppa del calore, cioè quando localmente per effetto di questa reazione di combustione la temperatura tenderebbe ad aumentare, si comincia a verificare anche il fenomeno delle dispersioni termiche,
Cioè, se io in un punto ho che si verifica localmente la reazione di una molecola di metano con una molecola di ossigeno, con un paio di molecole di ossigeno, per darmi origine a una molecola di anidride carbonica e a due molecole di acqua, io ho che localmente la temperatura sale un pochettino. Salendo un pochettino la temperatura, e essendo più alta di tutte le temperature che si trovano nei luoghi che si trovano immediatamente intorno, una parte del calore viene disperso. Adesso praticamente il fatto che la reazione di combustione che comincia in un punto localmente si propaghi a tutta quanta la massa del sistema dipende soltanto dal fatto che, seguitemi bene su questo punto, se il calore generato dalla reazione di combustione che avviene localmente è superiore al calore disperso, il calore si accumula nel sistema e la reazione di combustione innescata in un punto si propaga in tutta la massa del sistema. Se invece il calore generato dalla reazione di combustione innescata in un punto è troppo poco, per cui il calore che viene disperso è superiore al calore che viene generato, non ci sta un accumulo di calore in quel punto lì, per cui la reazione di combustione si è verificata localmente in quel punto, ma non riesce a propagarsi a tutta quanta la massa del sistema. È chiaro? Quindi, in poche parole, noi potremmo andare a definire la temperatura di accensione o temperatura di ignizione di un combustibile come la temperatura minima alla quale il calore generato dalla reazione di combustione locale del combustibile è appena superiore al calore che viene disperso e pertanto c'è un accumulo locale di calore che permette alla reazione di combustione di autosostenersi e di propagarsi poco alla volta a tutta quanta la massa del combustibile. Bene. Quindi ripeto ancora una volta questo concetto. Tutti quanti i combustibili sono, diciamo così, caratterizzati da un parametro che è chiamato temperatura di ignizione o temperatura di accensione. Cos'è la temperatura di ignizione? Cos'è la temperatura d'accensione? È la temperatura minima alla quale il combustibile reagisce localmente con le molecole del comburente, con l'ossigeno del comburente, rilasciando una quantità di calore che è immediatamente superiore, che è appena superiore al calore che viene disperso. Quindi calore generato maggiore del calore disperso. C'è un accumulo di calore localmente, la temperatura può continuare a salire, quindi la reazione di combustione si autosostiene e una volta che si è innescata in quel punto, poi si propaga in tutta quanta la massa del sistema. Quindi la reazione di combustione si verificherà a tutte quelle temperature superiori o uguali alla temperatura di ignizione. A tutte le temperature inferiori alla temperatura di ignizione, che succede? Succede che una molecola ogni tanto reagirà pure. Però in poche parole il calore generato in quel punto da quella molecola che reagisce non è capace di generare tanto calore da far propagare la reazione di combustione a tutta la massa del sistema. Va bene? Quindi questa è la temperatura di ignizione o temperatura di accensione. In effetti, diciamo così, semplicemente parlandovi un poco delle caratteristiche della reazione di combustione, vi ho già, diciamo, definito un importante parametro tecnologico dei combustibili. Cioè i combustibili si accendono a una certa temperatura,
al di sotto di quella temperatura non bruciano, al di sopra di quella temperatura o a quella temperatura bruciano. Perché? Ve l'ho spiegato il perché. Va bene? Adesso, connesso al concetto di temperatura di ignizione, c'è un altro concetto che è annesso adesso, che è il concetto dell'intervallo di infiammabilità. In che cosa consiste questo intervallo di infiammabilità? Ragioniamo un pochettino. Supponiamo praticamente di avere, che posso dirvi, una camera, una cucina dove qualcuno si sia, diciamo così, scordato per un pochettino di tempo il rubinetto del gas acceso ed diciamo, si è riversata nell'aria una congrua quantità di gas. Allora, quel sistema lì è diventato un sistema in cui praticamente abbiamo la composizione della fase aeriforme in cui ci sta una certa quantità d'aria e una certa quantità di gas. Diciamo che se queste quantità sono, diciamo, anche non solo paragonabili fra di loro, ma che vi posso dire, ci sta un volume di gas per 10 volumi di aria, e praticamente quello è un sistema in cui se ci sta qualcuno che va, diciamo così, a far superare la temperatura di ignizione del sistema, che ne so, accendendo un cerino, accendendo una sigaretta, semplicemente andando ad azionare l'interruttore della luce, quando si aziona l'interruttore della luce scocca una piccola scintilla all'atto della chiusura del circuito elettrico, quella piccola scintilla può innescare la reazione di combustione. Vi ho detto, se ecco la composizione è quella lì che abbiamo detto, che ne so, un volume di metano e 10 volumi d'aria, sicuramente siamo, diciamo, in condizioni di pericolo. La reazione di combustione si innesca nel punto dove scocca la scintilla, dove lo sconsiderato che arriva con la sigaretta accesa fa innescare il processo di combustione, e il processo di combustione si propaga a tutta quanta la massa del sistema. Supponiamo però che invece di tenere questo rubinetto aperto per molto tempo, diciamo, uno lo mantenga per sbaglio, lo apra un momento e poi subito dopo lo chiude. Quindi, in poche parole, sono andate poche molecole di metano nell'atmosfera e immediatamente dopo questo flusso di metano nell'atmosfera si arresta. Adesso, se arriva qualcuno con una sigaretta accesa, con una fiamma accesa, fa scoccare qualche scintilla, non succede niente. Eppure, praticamente, noi che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema in cui ci sono tante molecole di aria, per aria intendo ossigeno, azoto e argon, ossigeno e azoto principalmente, e ci sta anche qualche molecola del metano. Direte voi, ma perché non brucia, diciamo così, il metano? In effetti il metano in queste condizioni non brucia perché? Perché praticamente se noi lasciamo uscire il metano, poco, qualche molecola di metano, cioè teniamo il rubinetto del gas acceso 1-2 secondi, quel poco di metano che esce è pochissimo e si diluisce in tutta quanta la stanza. Quindi la concentrazione del metano è bassissima. Allora, anche se noi andiamo praticamente con una fiamma accesa, che cosa succede? La molecola di metano che sta vicina alla fiamma, per effetto della presenza della fiamma, reagisce e si trasforma in anidride carbonica e acqua, giusto? Ma il calore generato dalla reazione di combustione di questa molecola non viene raccolto da altre molecole di metano, perché le altre molecole di metano che ci stanno troppo distanti. Nel frattempo che l'onda di calore generata dalla combustione di questa molecola di metano raggiunge le molecole di metano che gli sono immediatamente vicine, questa onda di calore si disperde, per cui la reazione di combustione non si riesce a sostenere per effetto del fatto che la concentrazione del metano nell'aria è troppo bassa. Chiaro? Pertanto, affinché la reazione di combustione innescata in un punto si possa propagare a tutta quanta la massa del sistema, devono essere soddisfatte due condizioni.
Una praticamente è quella là che venga superata o quantomeno raggiunta la temperatura di ignizione, e abbiamo visto perché. E un'altra è che la concentrazione, diciamo così, del sistema reagente, aria combustibile, deve avere degli opportuni valori, cioè non deve essere, diciamo, troppo povera in combustibile. Aggiungo io, se noi avessimo la situazione opposta, cioè avessimo un'aria, una camera satura di metano, dove noi ci facciamo andare un pochino di aria o di ossigeno, la situazione sarebbe assolutamente la stessa. Cioè, in poche parole, la reazione di combustione non avverrebbe nemmeno con una candela accesa, anche se quello è tutto metano. Perché? Perché non ci sarebbe aria sufficiente a far reagire il metano. Cioè, nel punto dove c'è la candela accesa reagisce praticamente il... dove praticamente ci sta il punto caldo, perché una candela accesa, se non ci sta aria, non potrebbe essere accesa. Diciamo che andiamo con un oggetto incandescente con cui potremmo, diciamo, con un ferro incandescente a 1000 gradi con cui potremmo andare a innescare la reazione di combustione. Non si innesca perché? Perché dove ci sta una molecola di ossigeno quella reagisce, ma la prossima molecola di ossigeno sta troppo lontana. Pertanto questo discorso perché ve lo faccio? Questo discorso ve lo faccio perché la miscela gassosa combustibile comburente, per poter bruciare, non solo bisogna che almeno in un punto si raggiunga la temperatura di ignizione, ma abbiamo anche che la sua composizione deve cadere all'interno di un intervallo di composizione detto intervallo di infiammabilità. Questo intervallo di infiammabilità ha un limite inferiore ed un limite superiore. Ad esempio, il limite di infiammabilità inferiore del metano, questo ve lo ricordo, è il 5%. Cioè, in poche parole, se noi abbiamo una perdita di metano e la perdita di metano è piccola, per cui la concentrazione del metano nell'atmosfera è inferiore al 5%, anche se c'è qualcuno che accende una fiamma, non si verifica nessuna combustione, nessuna esplosione. Perché? Perché siamo al di sotto del limite di infiammabilità inferiore del metano. È chiaro? Cioè, il metano localmente brucia, ma il calore prodotto non trova altre molecole di metano immediatamente vicine a cui dare questo calore e far cominciare le reazioni di combustione, per cui la reazione di combustione si blocca là e non si propaga a tutta la massa del sistema. Così come pure, se noi abbiamo una concentrazione di metano superiore al limite superiore di infiammabilità, che per il metano in aria è il 12%, non è molto elevato, è il 12%, se è superiore al 12%, la reazione di combustione innescata in un punto non si riesce a propagare a tutta quanta la massa del sistema. Chiaro? Quindi, in poche parole, affinché la reazione di combustione possa cominciare, abbiamo bisogno che deve essere anche localmente superata la temperatura di ignizione, o quantomeno raggiunta la temperatura di ignizione, ma la composizione della miscela combustibile comburente si deve trovare all'interno dell'intervallo di infiammabilità. Questo intervallo di infiammabilità è racchiuso fra due limiti: il limite inferiore di infiammabilità, che è quello là che porta la concentrazione minima accettabile di combustibile, e il limite superiore di infiammabilità, che è quello che riporta la concentrazione massima accettabile di combustibile. Vi posso anche aggiungere che in corsi di livello superiore, in cui si studia a fondo la reazione di combustione, sono corsi che si fanno nel corso di laurea di ingegneria chimica, al quarto o al quinto anno, si fanno uscire proprio i limiti di infiammabilità di un combustibile proprio da un bilancio di materia e da un bilancio di energia. Cioè, le cose che io vi ho descritto qualitativamente
vengono proprio fatte, diciamo così, con dei calcoli precisi. Si fa un bilancio ed esce fuori da questo bilancio che il limite di infiammabilità inferiore del metano è il 5%, il limite di infiammabilità superiore del metano è il 12%. Va bene? Un'altra piccola curiosità, diciamo così, mi fa piacere ogni tanto farvi notare alcune cose. Il limite di infiammabilità dell'idrogeno, che è un combustibile gassoso molto nobile, perché quando brucia dà origine a una grossa quantità di calore e l'unico prodotto di combustione è l'acqua, è molto esteso l'intervallo di infiammabilità. Il limite inferiore è il 2%, il limite superiore è il 75%. Va bene? Questo vi dice una cosa, che l'idrogeno come combustibile è pericolosissimo. Perché? Perché praticamente basta anche una minima perdita di idrogeno che viene rapidamente superato il limite inferiore di infiammabilità, il 2%, e ci troviamo all'interno di un sistema che può bruciare, quindi ci troviamo in condizioni di miscela esplosiva. E poi anche se la perdita viene a essere molto prolungata, prima che si supera il 75% di idrogeno nell'atmosfera, praticamente si rimane sempre in condizioni di miscela esplosiva. Va bene? Quindi l'idrogeno come combustibile è bellissimo, ma è molto 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 pericoloso. Cioè stoccare l'idrogeno e portarlo appresso come combustibile è una cosa pericolosissima. Se poi si aggiunge anche un altro fatto, che l'idrogeno è uno di quei due gas reali assieme all'elio che, quando diciamo così si espande, invece di raffreddarsi come fanno quasi tutti i gas reali, si riscalda. Questo lo rende ancora più pericoloso, perché se ci sta una perdita di idrogeno, perdita che cosa significa? Significa passaggio da un recipiente dove è tenuto una pressione più alta a un recipiente all'ambiente esterno che ha la pressione atmosferica, quindi vuol dire diminuzione di pressione. Questa diminuzione di pressione avviene con un aumento di temperatura, per cui facilmente viene superata la temperatura di ignizione. Il fatto poi che il limite di infiammabilità sia bassissimo, il limite di infiammabilità inferiore è soltanto il 2%, fa sì che facilissimamente venga superato il limite di infiammabilità inferiore, e quindi per l'idrogeno basta che ci sta una perdita, facilissimamente vengono, diciamo così, riscontrate tutte le condizioni che portano all'esplosione. Quindi questo rende, diciamo, conto della enorme pericolosità dell'idrogeno come combustibile. Va bene? Poi, un'altra piccola cosa. Quindi abbiamo già definito una serie di parametri tecnologici tipici dei combustibili. Quindi un parametro è la temperatura d'accensione, un altro parametro è l'intervallo di infiammabilità, il limite superiore di infiammabilità, il limite inferiore di infiammabilità, che praticamente, diciamo così, si riferisce a miscele gassose. C'è anche un altro, diciamo, parametro che è molto interessante, che è la sede opportuna per andarlo a definire, questa qui, è la temperatura di infiammabilità. Temperatura di infiammabilità, che è un parametro che viene definito essenzialmente per i combustibili liquidi. Allora, lo andiamo adesso a dare una definizione così asettica di temperatura di infiammabilità e poi andremo un pochettino a, diciamo così, a discutere. Dunque, la temperatura di infiammabilità è la temperatura minima tale che il combustibile liquido emette vapori in quantità tale che la fase aereiforme che gli è immediatamente a contatto ha composizione
compresa all'interno dell'intervallo di infiammabilità. E pertanto, se si innesca la reazione di combustione in un punto di essa, questa si propaga a tutta la massa del sistema. È una definizione un po' lunga, ma mi permetto di dire anche molto chiaro. Pensiamoci un pochettino. Un combustibile liquido. I liquidi, come abbiamo visto quando abbiamo fatto la parte di chimica, hanno una propria tensione di vapore, emettono una certa quantità di vapori. Per cui, praticamente, se noi abbiamo un combustibile liquido, la fase aeriforme, cioè l'atmosfera che è immediatamente vicina al pelo libero di questo liquido, conterrà aria più i vapori rilasciati da questo liquido. Dunque la temperatura di infiammabilità del liquido è la temperatura alla quale il liquido emette vapori in quantità tale che la fase aeriforme che gli ha a contatto ha composizione compresa all'interno dell'intervallo di infiammabilità. E quindi se io vado a innescare la reazione di combustione, cioè vado con un cerino acceso vicino a questo combustibile liquido, la reazione di combustione si propaga in tutta la massa del sistema. Adesso, vedete, la temperatura di infiammabilità è un parametro che vi, diciamo così, vi evidenzia la pericolosità di un combustibile liquido, proprio l'infiammabilità di un combustibile liquido. Ad esempio, se io prendo la benzina, combustibile notoriamente infiammabile, combustibile notoriamente pericoloso, io non so qual è la temperatura di infiammabilità della benzina. Posso dire però con sicurezza che la temperatura di infiammabilità della benzina è molto al di sotto della temperatura ambiente. Cioè non lo so, sarà meno 10, meno 20, meno 30, non lo so, è un dato che non conosco. Ma supponiamo che è meno 30. Vuol dire praticamente che a tutte le temperature superiori di meno 30 la quantità di vapori emessa dalla benzina è tale che vicino al pelo libero della benzina, nell'atmosfera che è vicina al pelo libero della benzina, ci sta una miscela aria più vapori di benzina la cui composizione si ritrova all'interno dell'intervallo di infiammabilità. Per cui se c'è qualcuno che va con un cerino acceso vicino praticamente al pelo libero della benzina, quando ancora non è arrivato sul pelo libero della benzina, fa una vampa, lui e la benzina. Bene? Chiaro? Se invece praticamente prendiamo un combustibile tipo il kerosene è il combustibile con cui vengono alimentati gli aerei, oppure la nafta sarebbe praticamente l'olio diesel con cui si alimentano le, diciamo così, le macchine a benzina. Se praticamente noi andiamo con un fiammifero acceso vicino al pelo libero della nafta, vicino al pelo libero del cherosene, non succede assolutamente niente. Anzi, se noi buttiamo un fiammifero acceso nell'olio diesel che serve, nel gasolio che serve per alimentare la nostra macchina diesel, il fiammifero si spegne, non succede nulla. Qual è il motivo? Il motivo è che la benzina ha una tensione di vapore molto elevata, per cui già a temperatura ambiente emette una grossa quantità di vapori, per cui la fase aeriforme che gli è immediatamente a contatto ha una composizione che si ritrova all'interno dell'intervallo di infiammabilità. E quindi se io vado con un fiammifero acceso vicino alla benzina, io innesco la reazione di combustione che si propaga a tutta la massa del sistema, quindi tutta la benzina liquida. Se invece faccio questo stesso esperimento con il gasolio, poiché è costituito da idrocarburi ad alto numero di atomi di carbonio, quindi la sua
tensione di vapore è molto bassa, abbiamo praticamente che in fase vapore emette una piccola quantità di vapore. Questa piccola quantità di vapore non è sufficiente a entrare all'interno dell'intervallo di infiammabilità. Per cui se io mi avvicino con un fiammifero acceso sulla superficie libera del gasolio, il gasolio non si accende. Anzi, posso mettercelo proprio dentro, il fiammifero si spegne. Se io praticamente voglio bruciare il gasolio, ho due possibilità. Una possibilità è quello là di andarlo a riscaldare. Quando il gasolio viene riscaldato, più aumenta la sua temperatura, più aumenta la sua tensione di vapore. In particolare, il gasolio diventa infiammabile quando la sua temperatura diventa superiore alla temperatura di infiammabilità. Cioè, in poche parole, la temperatura di infiammabilità del gasolio è all'incirca di 200 gradi. Cioè, il gasolio deve essere riscaldato alla temperatura di 200 gradi affinché emetta vapori in quantità tale che la fase aereiforme che gli è immediatamente a contatto abbia una composizione compresa nell'intervallo di infiammabilità. E quindi quando si va col solito fiammifero acceso, la reazione di combustione si innesca nel punto dove c'è il fiammifero e si propaga a tutta la massa del sistema. Pertanto possiamo dire che il gasolio, riscaldato a 200 gradi, si comporta più o meno, dal punto di vista dell'infiammabilità, come la benzina a temperatura ambiente. Per la combustione praticamente del gasolio, mi corre l'obbligo di dire ancora qualche altra parola. Allora, abbiamo cominciato col parlare con la combustione del metano. Il metano è un combustibile gassoso. Il comburente è l'aria, oppure aria arricchita in ossigeno, oppure ossigeno puro. Per cui, gassoso uno, gassoso l'altro, quando si mischiano si crea subito una miscela omogenea. Per cui la reazione di combustione avviene per effetto delle collisioni che ci sono fra molecole di metano e molecole di ossigeno e si verifica questa reazione di combustione. Ovviamente con tutti i limiti cinetici che noi sappiamo. Quando noi abbiamo invece un combustibile liquido, tipo la benzina, liquido però con elevata volatilità, generalmente la reazione di combustione come avviene? Avviene praticamente per i vapori di benzina nella fase aereiforme e avviene con modalità che in fondo sono perfettamente uguali a quelle della combustione dei combustibili gassosi. Cioè la benzina quando brucia viene prima fatta evaporare e poi brucia come vapori di benzina, cioè quanto si verifica nel carburatore. Sapete, tutte quante le macchine che vanno a benzina hanno un dispositivo che si chiama carburatore. Carburatore praticamente è un dispositivo per effetto del quale, per effetto di una caduta di pressione che si ha perché in un condotto si apre improvvisamente un'apertura laterale, questo effetto si chiama effetto Venturi, la pressione cade, la benzina, diciamo così, è un liquido che evapora rapidamente, passa in fase vapore, si mischia uniformemente con l'aria, si fa scoccare la candela all'interno, la scintilla fra gli elettrodi della candela all'interno della camera di scoppio e la reazione di combustione avviene. Chiaro? Se invece abbiamo una macchina che è alimentata a gasolio e che opera col ciclo diesel, la reazione di combustione non può avvenire in questa maniera qui, perché praticamente abbiamo che l'olio diesel non, diciamo così, emette vapori in quantità tale da poter, diciamo, ritrovarci all'interno della temperatura, dell'intervallo di infiammabilità. Come voi sicuramente saprete, nelle macchine diesel non ci sta il carburatore, ma ci sta l'iniettore. L'iniettore come funziona? Praticamente l'iniettore prende questo gasolio e lo spruzza sotto forma di goccioline finissime all'interno della camera di scoppio. Praticamente noi abbiamo che la reazione di combustione si innesca perché
il sistema costituito dall'aria e dalle goccioline finissime dove è stato nebulizzato viene riscaldato e compresso, e per effetto del calore e delle altre temperature la reazione di combustione si autoinnesca. Ma quello che vi volevo fare notare è che la reazione di combustione di un combustibile tipo il gasolio non avviene in fase gassosa, avviene solo sulla superficie della gocciolina. Quindi affinché il gasolio bruci bene, di che cosa c'è bisogno? Che le goccioline siano di gasolio siano molto 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 piccole, perché praticamente se non sono molto piccole l'ossigeno ha difficoltà ad arrivare al cuore della gocciolina e il gasolio brucia male. In effetti le macchine diesel con gli iniettori che non funzionano più bene, le macchine diesel vecchie, che cosa fanno? Fanno fumo nero allo scarico. Perché fanno fumo nero allo scarico? Perché praticamente le goccioline che nebulizzano all'interno della camera di scoppio non sono più sufficientemente piccole, sono troppo grosse. Allora quello brucia sulla superficie e la parte interna non riesce a bruciare. E in cosa si trasforma? Si trasforma in una particella carboniosa incombusta che viene poi rilasciata nell'atmosfera. Poi, quindi praticamente, vi ripeto, la reazione di combustione di un combustibile gassoso è una reazione di combustione omogenea, che avviene in fase gassosa. La reazione di combustione di un combustibile liquido ad elevata volatilità è anch'essa una reazione omogenea che si verifica in fase aeriforme fra i vapori di combustibile e l'aria. La reazione di combustione di un combustibile liquido a bassa volatilità, tipo il gasolio, è una reazione eterogenea che avviene sulla superficie delle goccioline in cui viene nebulizzato il combustibile. Ovviamente la reazione di un combustibile solido che cos'è? Il carbone, oppure che ne so, il legname, è una reazione di combustione che avviene solamente sulla superficie del pezzo di solido. E chiaramente quando noi abbiamo la combustione di un solido è sempre una combustione che avviene con un pochettino di difficoltà. Perché? Perché praticamente quando noi bruciamo un combustibile solido abbiamo che nel combustibile c'è sempre qualche cosa che non riesce a bruciare, le cosiddette, quello che va a costituire le cosiddette ceneri. Adesso il comburente, l'ossigeno dell'aria, deve diffondere attraverso le ceneri e arrivare sulla superficie del combustibile per bruciare. Così come pure i prodotti di combustione, segnatamente l'anidride carbonica e l'acqua, devono anch'essi controdiffondere attraverso le ceneri e liberarsi nell'atmosfera. Questo è il motivo per il quale i solidi non bruciano con facilità. Generalmente per far bruciare i solidi bene c'è bisogno di grossi eccessi d'aria. Cioè è pratica comune che quando uno, diciamo così, deve fare un barbecue, il cuoco che cosa fa? Si deve mettere con un soffietto o si deve mettere con un ventaglio e agitare fortissimamente. Questo perché? Questo equivale a utilizzare un grosso eccesso d'aria per poter far bruciare bene il combustibile. Invece, diciamo così, la combustione dei combustibili gassosi avviene senza problemi con la quantità d'aria stechiometrica, così come pure avviene senza problemi la combustione dei combustibili liquidi che hanno un'elevata volatilità. In effetti, se noi vogliamo andare a classificare i combustibili in termini di nobiltà, cioè quali sono i combustibili migliori, quali sono i combustibili peggiori, diciamo che non ci sono dubbi. I combustibili migliori sono i combustibili gassosi, poi vengono i combustibili liquidi, poi vengono i combustibili solidi. Quali sono i motivi per cui i combustibili gassosi sono i combustibili migliori? Benissimo, ve li ripeto subito. Bruciano senza problemi.
La reazione di combustione avviene in fase omogenea. Bruciano con la quantità di aria teorica di combustione. Questo vale per i combustibili gassosi e vale anche per i combustibili liquidi che hanno elevata volatilità, perché la reazione di combustione nella pratica avviene con le stesse modalità. Poi dopo vengono i combustibili liquidi a bassa volatilità. La combustione, diciamo così, per poter avvenire ha bisogno di un dispositivo un po' particolare, il nebulizzatore, che ti fa le goccioline piccole, 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 piccole. Oppure c'è bisogno di andare a riscaldare il combustibile. Se lo si riscalda al di sopra della temperatura di infiammabilità, alla fine il combustibile si comporta come se fosse benzina a temperatura ambiente. E allora in quel caso là lo si può far bruciare, diciamo così, come se fosse praticamente un combustibile liquido in cui bruciano i vapori. Quando poi il combustibile è solido, combustibile solido, diciamo così, è il meno pregiato di tutti quanti, perché, ripeto, la reazione di combustione avviene con difficoltà per la presenza delle ceneri e perché proprio l'afflusso di ossigeno sulla superficie è più complicato. Tenete presente che spesso i combustibili solidi sono tanto più pregiati quanto più sono porosi, perché essendo porosi così la superficie specifica, cioè la superficie di contatto tra il solido e la fase aeriforme che contiene l'aria e quindi l'ossigeno, è più grande e quindi la reazione di combustione avviene più facilmente. Ultimo motivo per il quale i combustibili gassosi sono, diciamo così, più nobili dei combustibili liquidi e più nobili dei combustibili solidi è un motivo praticamente di trasporto e di disponibilità. Il combustibile gassoso può essere, diciamo così, pompato, può essere compresso in bombole o può essere compresso nelle linee di distribuzione del gas. Cioè, se noi praticamente cuciniamo col metano e ci riscaldiamo col metano, noi abbiamo un contratto con la compagnia del gas. Praticamente c'è un sistema di tubazioni che ci porta il metano fino a casa. Apriamo il rubinetto del metano e bruciamo il metano. Va bene? L'unico problema, la compagnia del gas si fa pagare un sacco di soldi. Questo è l'unico problema. Che per il resto poi problemi tecnici non ce ne sono assolutamente. Se noi per esempio avessimo, diciamo così, la benzina, e la benzina praticamente non credo che sarebbe tanto semplice, diciamo così, avere una rete che ti porta la benzina fino a casa. Ce la dovremmo andare a prendere noi. Però poi terremmo delle taniche piene di benzina stoccate, che ne so, da qualche parte, che sono pericolosissime. Allora che facciamo? Bene, facciamo il gasolio. Benissimo. Il gasolio non è infiammabile, non è pericoloso. Però ci vorrebbe praticamente che periodicamente qualche povero disgraziato piglia, vada al venditore di gasolio, si piglia 10 latte di gasolio di 20 litri l'uno e se le porta a casa. Sono pesanti, puzzano a parte tutto, insomma. E quindi praticamente tutti quanti questi problemi, ovviamente con il combustibile gassoso non li avete. A maggior ragione per il combustibile solido, il carbone. Carbone, chiaramente te lo devi andare a prendere, te lo devi portare a casa, te lo conservi, sporca, lascia ceneri, il bruciatore, diciamo, periodicamente deve essere ripulito. Quindi per tutti quanti questi motivi, se vogliamo, diciamo così, andare a classificare i combustibili in ordine di nobiltà, sono migliori di tutti i combustibili gassosi, poi vengono i combustibili liquidi, poi vengono praticamente i combustibili solidi. Va bene? Dunque, combustibili gassosi quali sono? Dunque, il combustibile gassoso per eccellenza è il gas naturale. Gas naturale che, come vedremo, praticamente è composto in gran parte da metano e in parti più piccole da etano, propano e butano, che sono i primi quattro termini della serie degli idrocarburi, che sono tutti quanti gassosi. Sono anche combustibili gassosi alcuni gas che vengono ottenuti per effetto della gassificazione del carbone, tipo il gas d'aria, il gas d'acqua, il gas misto, che oramai non si utilizzano più troppo, diciamo così, perché sono un po' pericolosi e perché comunque, diciamo così, sono
comunque dei gas non troppo puliti come il gas naturale. Poi combustibili liquidi, come vedremo, sono tutti quanti derivati dal petrolio. Questi sono essenzialmente le benzine. Poi abbiamo le benzine, sarebbero i cosiddetti oli leggeri. Poi ci sono gli oli lampanti, sono praticamente una via di mezzo tra delle benzine e degli oli, che hanno praticamente una temperatura di ebollizione un pochino più elevata di quella delle benzine. Poi ci sono praticamente il gasolio, la nafta, poi c'è il cherosene, scusate, insomma ci sono gli oli medi. Poi ci sta praticamente il gasolio e la nafta, e poi c'è l'olio combustibile vero e proprio, che praticamente viene utilizzato soltanto per l'alimentazione delle centrali termoelettriche, perché è difficile andarlo a bruciare in altre situazioni. E poi ci sono i combustibili solidi sono i carboni fossili, che sono torba, lignite, litantrace, antracite. E diciamo un combustibile fossile, che sarebbe il carbone coc, che è ottenuto dai carboni fossili per effetto, diciamo così, di una operazione di riscaldamento sotto atmosfera controllata, che viene chiamata distillazione dei litantraci. Adesso io darei qualche minuto di pausa, vediamo prima qualche altro parametro tecnologico caratteristico dei combustibili, e poi diciamo cominciamo a vedere un po' i vari combustibili gassosi, liquidi e poi elettrici.